Un altro trofeo in bacheca è la seconda Supercoppa italiana della storia della Embolerice, tra l'altro consecutiva. Vittoria sabato scorso al Palasport di Bressanone. Le ricine si riscattano parzialmente contro il Brixen Sud Tirol, che lo scorso mese di giugno al Palacardella ha vinto lo scudetto proprio a danno delle ricine. Migliore inizio non si poteva auspicare per le ragazze di Coach Ignachi, che alla prima uscita stagionale hanno sempre condotto la gara. E con la sblocca dopo che Pinto Pereira aveva neutralizzato un rigore. È un monologo ericino, a segno Losio e Pessoa. Waldner, tecnico delle Alto Atesine, chiama il timeout sull'1-5. Le arpie mantengono sempre le distanze e alla fine del primo tempo chiudono sul 14-10. Nella ripresa, tre reti della Tarbuk fanno allungare il vantaggio sul 19-13. Brixen si rifà sotto portandosi al 18° sul -3. La controreazione vicina però è da squadra matura e di Prisco e compagne si portano sul più 5. Sì, penso che abbiamo giocato molto bene, che ovviamente ci ha fatto male il finale dell'anno scorso per lo scudetto, uno non si dimentica di questo, ovviamente siamo usciti con tanta tanta voglia di vincere, era una partita secca, è l'inizio del campionato della stagione, quindi era difficile sapere come ci troveremmo in campo tutti insieme. Contro una squadra che comunque non conoscevamo perché tutti hanno cambiato giocatrice. E niente, penso che abbiamo fatto una bellissima partita e tutte le ragazze abbiamo vinto meritatamente. Si dice così. Si dice così, l'asticella di Erice rimane alta, rimane una squadra che vuole vincere tutto. Sì, la squadra è fatta per vincere, cioè senza dubbio abbiamo delle giocatrici importantissime di alto livello, quindi l'obiettivo è sempre lo stesso, non lo dirò, però si sa.